It's over 9000, il mitico Vegeta direttamente da Dragon Ball Z con il suo bellissimo visore. Guardate, è o non è un super figo? Non vedo l'ora di tirarlo fuori dalla scatola. Pensate, ho dovuto aspettare di fare gli altri unboxing per poterlo finalmente vedere. Adesso ce lo possiamo gustare. È il numero 10 della serie Pop Animation e con lui in questa serie qui diciamo ci sono Goku normale, c'è Junior che è veramente uno spettacolo, non so dirvi perché, ma è veramente bello da vedere. Freezer, Cell che mi ispirava e Super Saiyan Goku. Di questi purtroppo ne ho visti solo 3 a Lucca, diciamo, tutti gli altri 3 erano esauriti. Però ve lo dico poi al prossimo unboxing perché vedremo il secondo che ho preso. Per ora ci gustiamo lui, andiamo subito ad aprirlo. Ho una gran voglia di vedere un po' com'è, come non è, quanto rende, quanto poco rende, se non è tanto. È sicuramente uno di quelli che mi ispirava di più e che non è che attendevo diciamo di comprare, però che se l'avrei trovato ci avrei fatto sicuramente un pensierino. L'ho trovato, prezzo giusto comunque, che mi pare 12,5-13, insomma. Ecco, io consiglio a 14-15 di prendere solo quelli che proprio vi piacciono, perché si possono pagare un pochino meno se possibile. Ed eccolo qui. Cioè, è veramente una cosa stupenda. Adesso me lo guardo da vicino, è veramente, veramente bellissimo. L'unica cosa, sembra un po' sciupato il visore. Adesso devo vedere se magari si può pulirlo un po', perché sembra un po' segnato, quasi. Io non credo che sia fatto volutamente, ma che forse sia solo un pochino sporco, un pochino appiccicato, non lo so. Guardate veramente che belli i dettagli, veramente molto, molto bellino. Se consideriamo che stiamo parlando sempre di un prodotto con un costo comunque ridotto, cioè, stupendo. È o non è stupendo, questo è sicuramente uno dei più belli e uno di quelli che sono più felice di unboxare, di vedere con la coda aggrovigliata. Torno alla vita, veramente stupendo, un capolavoro. Infatti la sua potenza, anche la sua è over 9000, infatti riesce poi più o meno a battere Goku. Poi vabbè, sappiamo tutti che con qualche escamotage il Saiyan che è nato sulla Terra riesce comunque a destreggiarsi un po', però resta un pezzo veramente favoloso, veramente veramente bello. Non vedo l'ora di andarlo ad esporre in vetrina. Tu meriti davvero. Guardiamoci anche il suo lato, vedete come è spiccicato l'immagine, veramente molto molto bello. Carina anche la scatola con le varianti delle sfere del drago e dei simboli cinesi scritti di fianco. Della serie Pop Animation, che è nata relativamente da poco, perché ci sono ancora pochi di questi in giro. E io vi lascio con questo primo piano e ci vediamo con il prossimo unboxing. Ciao ciao!